Eccoci qui, le 8 e 56 minuti, ben ritrovati ancora qui con noi su Just Today. Iniziamo questa seconda parte di questa puntata di sabato 11 marzo 2023. Ci colleghiamo con l'isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, con Don Francesco Loprete. Grazie Don Francesco per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Don Francesco è il parroco della Visitazione della Beata Vergine Maria, della parrocchia all'isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. A pochi passi da Cutro e da dove il 26 febbraio c'è stata quella brutta tragedia che ha coinvolto oltre 70 migranti, oltre 70 vite che hanno perso la vita in questo viaggio. Una ferita che anche dopo quasi 2 settimane è ancora aperta. Sì, ancora è aperta, anche perché mentre noi siamo qui in queste ore stanno continuando le ricerche dei superstiti, perché ancora non sono stati trovati tutti i corpi. È una ferita aperta perché ha segnato un po' tutti, credenti e non credenti, tutta la comunità, sia di Steccato di Cutro, lì dove è avvenuto il naufragio, ma anche dei paesi vicini. No, anche qui nella mia parrocchia sono stati recuperati 8 cadaveri, no, nelle ore successive, e anche in paesi limitrofi, no, portati dalla corrente. È un momento drammatico, ma che ci sprona e ci interroga un po' tutti, no? Perché non possono avvenire altre tragedie del genere, no? Questa mattina, alle prime ore dell'alba, abbiamo avuto un altro sbarco a Crotone e ne avremo altri ancora, quindi dovremmo, come società, sia civile che religiosa, mobilitarci in questo senso qui. Don Francesco, qual è la risposta che è stata subito data dalla Chiesa, dalle comunità parrocchiali, ma soprattutto poi dalla comunità civile all'indomani di questa tragedia? E qual è la risposta che eventualmente sta continuando da parte della popolazione civile e della Chiesa in queste ore? Guarda, si è mobilizzata la Caritas sin da subito, poi c'è stato un altro sacerdote della diocesi che lì dove sono state poste le salme a Crotone, fatto da traduttore ai parenti, no? Delle vittime. Un altro di noi quasi in pianta stabile sulla spiaggia. Diciamo che ci siamo un po' mossi tutti. Poi dalla parte la popolazione c'è molta gente, molti civili che sono lì dalle prime ore a dare una mano, no, molta gente lì a scrutare il mare anche in queste ore, no, ad accogliere, si sono mobilitati anche per la raccolta di indumenti, coperte, no, e quant'altro abbiamo fatto questa prima raccolta proprio la sera del 26, no, come comune, si è mobilitato anche in questo. Don Francesco, tu hai fatto un gesto simbolico, ma in realtà da un valore molto forte, forte per chi crede, anche per chi non crede, soprattutto poi in questo periodo, quello di Quaresima, quello di realizzare una croce. Abbiamo anche delle foto che la regia adesso ci manderà in onda, di realizzare una croce da quelli che sono stati i resti di questa Sì, barca. sì. Quanto è potente oggi questo simbolo? La croce lo sappiamo, è il simbolo attraverso il quale ogni cristiano, è il simbolo attraverso il quale si può raggiungere la salvezza, solo attraverso la croce si arriva alla salvezza. Ma quella croce realizzata dopo questa tragedia, che simbolo ha oggi? Guardi, ha avuto un riscontro fortissimo che sinceramente non mi credevo. È vero che la croce, e lo sappiamo, è il segno per eccellenza di noi cristiani ed ha un potere grandissimo. Ma nelle ore successive alla realizzazione io sono stato bombardato da telefonate, da interviste che sinceramente non mi aspettavo. Un po' mi ha fatto paura questa cosa qui, anche perché non sono abituato a parlare in televisione o sui giornali. Preferisco lavorare un pochino più nell'ombra, no? Però ho visto che il segno è stato colto, no? Quindi ha parlato tantissimo questo segno qui. Intanto è nato proprio dopo le prime ore, perché io ho fatto già nella giornata del 26 una visita sulla spiaggia di Steccato di Cutro, anche nei giorni successivi,
E vedendo questa barca che era tutta spappolata, no? C'era legna dappertutto, oltre agli effetti personali di questi nostri fratelli, no? C'erano tante scarpe lungo la spiaggia, tanti vestiti, perché molti dei corpi sono stati trovati denudati, molti zainetti con i pochi effetti personali che si sono potuti portare dietro. No, questi nostri fratelli che arrivano qui non vengono in vacanza, no, non vengono in vacanza, hanno lasciato le loro sicurezze, hanno lasciato le loro case, le loro macchine, tanti hanno lasciato le loro famiglie, si sono portati in questo zainetto, quel poco che poteva entrarci dentro. E vedendo un po' tutta questa roba sulla spiaggia, ho detto non possiamo dimenticare quello che è avvenuto. No, soprattutto questo legno freddo e grezzo, no? Freddo perché bagnato dalle onde del mare, ma anche grezzo perché è un legno molto, molto rude, no? Questo di questa barca. A me è venuto in mente subito il legno freddo e rude della croce. E ho pensato subito di far realizzare una croce, non proprio perché è l'immagine reale di quello che è avvenuto. No, sulla croce ci è andato a finire un innocente, per noi il figlio di Dio, è il Salvatore, che paga ingiustamente per un crimine che non ha commesso. Sul legno di questa croce, di questa barca, sono andati a morire, a perdere la vita degli innocenti che pagano ingiustamente per dei crimini che non hanno commesso. Loro scappano da situazioni di povertà e di terrore, per questo sono. E bussano alle nostre porte che non possono restare chiuse. Ho chiesto aiuto a un artista della mia comunità parrocchiale. No, io sono parroco di un paese turistico, no? Le Castella, l'isola di Capo Rizzoto. Questo signore realizza questo fa delle opere d'arte prendendo dei cocci di pietra o dei legnetti, tutto ciò che il mare porta sulla spiaggia, no? Tutto ciò che trova sulla spiaggia. Ho chiesto a lui, questa volta non devi realizzare un'opera d'arte come le altre, questa volta dobbiamo realizzare un'opera più viva, un'opera che possa parlare e incidere nella gente. No, dobbiamo fare una croce. Lui ne aveva già realizzata un'altra di croce che mi aveva donato qualche anno fa. No, ma la croce che dobbiamo realizzare questa volta ha un significato e un senso differente, perché realmente su questo legno sono andati a finire e a morire altri cristi. Gesù ancora una volta su questo legno ha perso la vita. E L'abbiamo realizzata abbiamo delle immagini anche di questa croce. Chiederei anche alla regia nel frattempo di mandarle, Don Francesco, eccola, la vediamo. Abbiamo realizzato questa croce prendendo questi legni un po' più distante da dove il relitto è rimasto, perché poi è rimasto poco nelle ore successive, proprio per non intralciare il lavoro dei ricercatori che stanno cercando ancora i corpi dei dispersi. No, abbiamo preso questi legni, che casualmente erano questi, cioè quelli più adatti, che si prestavano meglio, erano questi. Tra l'altro ce n'è uno che è enorme, sono 2,5 metri. No, ce li siamo tirati lungo la spiaggia fino alla macchina. È stato anche difficile caricarli nella macchina. E poi nelle 2 giornate successive ci siamo messi al lavoro. E abbiamo pensato di realizzare questa croce anche con quel braccio che richiama il braccio del Cristo, ancora appeso sulla croce. Non abbiamo voluto mettere l'altro braccio, proprio per significare come se il Cristo stesse dando una mano a noi a tirarci su, come se stesse dando una mano anche a questi nostri fratelli e sorelle a rialzarsi, a tirarli fuori da questo mare in tempesta. Ma un po' quel braccio richiama anche il braccio di Dio che dall'alto colpisce il cuore di questa croce, no? Colpisce il cuore di questa tragedia. Il Padre che è misericordioso, no? Che ha visto questa miseria, che allarga il suo cuore, che
invita anche a noi a essere misericordiosi come loro. Non... Di questo momento per noi è un momento significativo anche, sì, di croce, di dolore, di morte, no? Ma per noi credenti questo momento non può restare soltanto un momento di morte, Don no? Francesco, Deve interrogarci, no? da quel momento voi avete, con questa croce avete anche fatto una Via Crucis proprio, anche perché questo è il tempo di Quaresima, l'avete fatto il 5 marzo, ha partecipato tra l'altro anche Una marea di Suocera. gente, Sì, ha cioè c'è partecipato. stata molta gente che ha partecipato a questo momento che non ci aspettavamo. Noi l'avevamo organizzato come momento di chiesa locale, di vicaria, cioè di vicariato, c'era soltanto di alcune parrocchie, ma c'è stata una partecipazione di massa. Sono venuti dalla provincia di Cosenza, di Reggio. Quindi, oltre alla presenza del nostro vescovo, ha voluto in maniera spontanea farsi vicino il vescovo di Lamezia, quello di Cosenza, che si sono presentati così, in mezzo alla gente Sì, comune. e È stata davvero un. abbiamo visto ecco delle foto, ecco, le stiamo vedendo ora di quella che è stata Sì. la Tra l'altro, si è partecipazione. presentato e a questo momento di preghiera ha partecipato anche l'imam. No, quindi, anche la comunità musulmana ha pregato insieme. Eravamo dietro il segno della croce, cristiani e non cristiani, credenti e non credenti, cioè questo segno ci ha uniti in una fraternità. Allora, se la forza della croce ha questo riscontro, se questo momento che ci ha toccato, è un momento che nella preghiera riesce a far vedere il volto di ogni fratello e di ogni uomo, è quanto. Oggi, davvero come comunità di cristiani dobbiamo fare un passo oltre. No, e anche come comunità politica, no? La politica ha una grande responsabilità. E anche noi cristiani, no? In queste ore mi stanno chiedendo questa croce un po' ovunque. No, io laddove andrà questa croce, lascerò una scheggia di questa croce, no? Per incastrare le due assi abbiamo dovuto scavare e con quelle schegge ho fatto, diciamo, non delle reliquie perché non è la croce, ma come se fossero delle spine, ma come se fossero queste schegge, davvero quella spina nel fianco di cui parla Papa, no, quella spina nella nostra carne che ci deve ricordare, no, che siamo tutti fratelli, che non esiste razza, cultura. E religione che non deve essere accomunata da un senso di accoglienza e di amore. Don Francesco, anche il Santo Padre è intervenuto, ha detto i viaggi della speranza non siano viaggi di morte, le acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali incidenti. Poi c'è stato anche l'intervento dello Stato, c'è stato un Consiglio dei Ministri lì a Cutro. Oggi qual è l'emergenza e quali sono le priorità? Soprattutto per voi che siete lì sul Guardi, posto. bisogna fare una legge perché non avvengano più questi sbarchi in questo modo. Cioè, questo è il mio punto di vista, io non faccio politica, io non conosco, non so come si può risolvere a livello pratico, però credo che siamo nel 2023 e che c'è un modo anche per poter risolverlo il problema. No? Questa gente per arrivare qui ha dovuto pagare 5.000 euro, si parla. Ah, io mi chiedo, ma con 2.000 euro non sarebbero arrivati con un aereo fin qui? O non avrebbero potuto prendere una barca dove noi non sappiamo neanche quanta gente c'è ancora rimasta nei fondali. No, non sappiamo quanti superstiti numericamente ancora mancano all'appello. Perché non c'è un registro, non si può fare un viaggio organizzato per bene. Possibile che una società come la nostra, no? Dove abbiamo inventato di tutto, abbiamo quattro cellulari, cinque, ma no, non abbiamo risolto il problema di questi immigrati. Quindi io chiederei davvero una grande riflessione a livello generale. Noi abbiamo costruito una società che non va.
No, anche i centri di prima accoglienza, a me non mi sanno tanto di centri di prima accoglienza. Io proverei vergogna e imbarazzo a stare io dentro questi centri. Quindi mi chiedo come abbiamo costruito questa società. Gesù, il Vangelo del Signore, realmente ci scuote, ci richiama a dare dignità ad ogni essere umano, non solo ad accoglierlo. A dare dignità e rispetto ad ogni volto, ad ogni storia. No, io vi ripeto, non so concretamente come risolvere il problema. Dovremmo sederci e riflettere, trovare una soluzione concreta, reale, no, non aggiungere parole a parole, perché tante volte continuiamo a fare parole e intanto stanotte c'è stato un altro sbarco. No, è il problema. Speriamo che possano esserci appunto queste soluzioni, queste risposte da parte delle istituzioni e da parte chiaramente della società civile e della Chiesa, che continueranno senz'altro a fare il loro compito, il loro dovere. Grazie Don Francesco per essere stato qui con noi oggi e che possa essere ancora un Grazie a buon voi. cammino di Quaresima e poi anche soprattutto una buona Pasqua anche per voi lì in provincia di Crotone a Cutro. Grazie. Grazie, buona Pasqua, buona Pasqua. E allora noi diamo adesso la linea brevemente a Maria Pia per degli aggiornamenti. Lo facciamo però dopo un piccolo break pubblicitario, qualche secondo, e poi siamo ancora qui su Just Today.